Dance Queer Festival. Sì, è il finale e iniziamo prima delle giurie, dei vincitori, delle premiazioni e poi anche di Sanchez che presenterà il documentario di chiusura. Abbiamo un'amica Anna Meacci, che invitiamo sul palco. Grazie Anna di essere venuta a trovarci. Buonasera, non è stato faticoso, però vale, sì, no, piatto per un problema di traffico cittadino, ma non parliamo di questo, vero? Innanzitutto ci possiamo sedere? Ok, grazie. Eccomi qua, ti lascio questo. Ci sono dei drink. A me interessa questo, per il resto cioè abbiamo vista poco anonima, quindi vai. No, è venuta soltanto perché le avevamo promesso lo spritz, vero Anna? Veramente io sono una patita di birre, io dico sempre che sono una sciura un po' truzza che ama il tacco 12 ma beve birra a Iosa ecco. Però si fa con lo spritz, meglio, sempre fa la sua figura. Vai. Senti Carana, che ci racconti? Che stai combinando questi ultimi tempi? In questi... Sei fuori, spesso fuori Firenze. Sì, ultimamente lavoro moltissimo nel nord-est. Mi sono posta delle domande rispetto a questa cosa, non sono mia diventata della Lega senza saperlo. Cioè, perché mi fanno lavorare molto nel Bresciano, e terra che mi accoglie con grande entusiasmo, è incredibile, no? E ho passato quest'estate, e lo consiglio a tutti, una vacanza nel Bresciano, luglio, agosto e settembre, nella campagna bresciana, che c'è un puzzo di maiale che porta via, proprio di porco vero, e no, sono stata là per questo periodo lunghino a fare la regia di un attore, un bravissimo attore, Sergio Mascherpa, che mi ha voluta fare la regia appunto dello spettacolo 900 di Baricco. E mi so, wow, mi sono confrontata con un testo già esistente, già scritto. Di solito quando faccio le regie lavoro sempre anche con attori o attrici che scrivono per se stessi, invece questa è la prima volta e mi sono divertita, a parte la puzza, molto, e ci ho dato di spritz che come se non ci fosse stato un domani. E porti, non la puzza intendo, ma 900 a Firenze. Quello non dipende da me, dipende dalla produzione, dipende dai teatri, dipende dal fatto, anche se pare, si mormora che Baricco voglia riportare in scena 900, ma con lui come attore. Ecco, si sa di già. Si sa. E allora non lo portiamo a Firenze, credo. No, dubito fortemente. E allora, senza... C'è già stato? Se poi facciamo un attentato... Ah no, per carità, ma no. No. Perché no? Ma perché no? Ecco, appunto. No, per carità, no. Sono curiosa perché Baricco non l'ho mai visto nei panni dell'attore. È un grandissimo, ha una voce stupenda. Lui quando fa il reading è meraviglioso ascoltarlo. Ma non l'ho mai visto nei panni dell'attore, quindi poi sarò curiosa anche di vederlo. Comunque intanto l'ho fatta io la regia adesso. Oh, ecco. E senza 900, senza Baricco, cosa allora, come possiamo vederti a Firenze? Adesso a Firenze un po' pochino, a parte l'ultimo dell'anno al Puccini insieme a Katia Beni, la mia fidanzata sulla scena, non nella vita. Nessuno, perché tutti pensano che sia lesbica. Ragazzi, mi dispiace, ma non lo sono. Sono guarita, ma infatti io dico sempre, io non lo so cosa sono questa, cioè non, come dire,
tra l'altro poi negli anni ribadisco sempre di più che io degli uomini mi innamoro, ma mi garbano. Nel senso che trovo sempre maggiore difficoltà a confrontarmi con un uomo. E con la mia amica Deborah, che ci vogliamo un bene dell'anima e che tutti pensano che noi siamo una coppia, ma in realtà non lo siamo. Un tanto ci dice, ma se ci si garbasse anche in quel senso, ma come si vivrebbe bene? Felici. Felici da morire. Tanti problemi di soldi. No, una cosa meravigliosa, però invece no. Però vabbè, tutto è possibile. Io non pongo limiti. Può darsi che un giorno mi innamori di una donna. La birra già la beve, quindi... La birra già la beve, la birra è già un passo avanti, vero? Rutto libero si va proprio, sì. Va bene, ok. Cosa faccio in questo momento? Allora, a Firenze. Io a Firenze sto facendo una cosa... Sto portando avanti un progetto che si chiama Dimenticanza, perché amo molto lavorare nella narrazione, raccontare storie. E siccome Dimenticanza, sai, era questa fontana, secondo il mito greco, quando una persona moriva, che andava nell'aldilà, quando ancora appunto non c'era il cattolicesimo, cristianesimo, e quindi non esisteva il concetto di anima, la paura più grande per un uomo era quella di essere dimenticato nella vita. E quindi quando scendevi e andavi nell'altro mondo, nel mondo dei morti, dovevi scegliere a quale fontana abbeverarti. E una fontana era per essere ricordato e una per essere dimenticato. E quella fontana faceva perdere memoria di te a chi rimaneva sulla terra era la dimenticanza. E non ricordare era il dramma, la paura più grande, non essere ricordato è una delle paure più grandi dei greci. E io ritengo che non si debba mai dimenticare, andare oltre, pensare al futuro, ma mai dimenticare da dove veniamo e chi siamo. Anche perché poi, volevo dire, non dimenticare mai nemmeno le conquiste che abbiamo ottenuto, perché non è dato per scontato che resteranno per sempre. Lo vediamo adesso, è cosa fresca, no? Volevo dire, rispetto alle unioni civili e quant'altro, ma basta pensare anche a quello che è la 194 per le donne. A Verona, per esempio. Appunto. Quindi volevo dire, mai stare tranquilli e quindi ricordare da dove veniamo, chi siamo e cosa vogliamo essere e continuare ad essere nel futuro. Quindi questo progetto Dimenticanza, dove io vado, lavoro con un gruppo di giovani attori e scrittori, lavoriamo sulla memoria, la memoria personale, la memoria del luogo e la memoria storica. E da questo adesso inizieremo a lavorare in un progetto che è legato a Badia San Salvatore, alle miniere e all'occupazione del 59. E quindi stiamo facendo una serie di lavori legati al territorio dove le comunità si univano, si amalgamavano, lottavano insieme qualsiasi appartenenza politica, a prescindere dall'appartenenza politica, per arrivare ad ottenere un diritto. E sono passati un po' di anni dal 59, però io credo che un pochino bisogna ritornare a fare comunità, ma non, come dire, comunità mischiata, perché questo è ormai, cioè ormai è anche il bello, no? È una comunità mischiata e mischiandoci vengono fuori a volte delle cose molto interessanti. Quindi voi non vi mischiate, bastardi, ma insomma, siete sempre... Io intanto vedo degli uomini di una bellezza. Basta, no, scusa, no, perché carità, no? Vedo anch'io, delle donne, anch'io.
che mi dico, madonna, egoisti, tutto tra di voi fate, bastardi. Ma questo è lo spritz che non ti garbavano, però, mi hai detto. No, no, ora vorrei dire, gli occhi garbano, no, cioè, volevo dire, l'occhio ce l'ho, ragazzi, ormai ho una certa età, e lo dico, 56 anni portati da Dio, e sarà live. L'occhio ce l'ho, ormai, cioè, mi guardo, ricordo. Io non tempo anch'io. Ecco perché stai facendo un progetto sulla memoria. Sulla memoria, perché capito, vivo di quello, ormai, capito, quindi. E quando vedi di bello, cioè, come fai a non guardare il bello? Il bello fa bene, il bello è un valore. È la salute. Ma che stai scrivendo? Ma la salute lì. Vabbè, ma comunque andiamo avanti. Sto facendo questa cosa qua. E poi sto scrivendo il nuovo spettacolo dove parlo del femminile attraverso personaggi femminili delle opere pucciniane, dove praticamente si dice e si sostiene da sempre che Puccini amasse molto le donne quando erano in orizzontale. O anche. Era lo spritz, ma nelle sue opere le fa morire tutte. Allora dimmi te se lui le amava, insomma, voglio dire, sono tutte, capito, martiri, si ammazzano, sono malate, si sacrificano per gli uomini, quindi insomma un immaginario femminile abbastanza non totalmente condivisibile. Molto maschile. A voglia te. Ecco questo. Poi mi sto facendo altro, ma insomma. Vabbè. Però Anna, come dire, come non ricordare il tuo famoso spettacolo, dato il contesto in cui siamo, la Romanina? È inevitabile questa domanda. No? Che lo fai ancora a questo punto? Quando ogni tanto me lo chiedono. Allora, uno spettacolo quando lo finisci le tournée, un anno, due anni, tre anni, poi lo metti via, perché se c'è una data all'anno dici no, guardate, non è possibile, lo devo riallestire, richiamare il tecnico. Ma io rispetto alla Romanina, anche se mi chiamano, mi fanno fare una sola data, io riparto e la metto in scena. L'ultima data l'ho fatta pochi mesi fa a Predappio. Predappio? Gli ho detto vengo gratis. Puoi mettere la soddisfazione di andare a Predappio e raccontare la storia di Romina Cecconi, cioè, sa va san dire, quindi. E come è andata a Predappio? Benissimo, impazziti, c'è. C'era un pubblico a Predappio? Sì, allora. Come dire, era un pubblico eterogeneo, perché c'era il pubblico composto dai sani e dai malati, perché i malati, se voi lo sapete, no? Ormai ve l'hanno detto che e si può apparire. Esatto, ecco, cioè, Povia l'ha detto, era pieno di piccioni. Ecco, capito, Povia l'aveva già detto e che quindi. Continua a cantare poi, vabbè, mi butta di fuori sta cosa. No, che gli diano ancora un microfono e una chitarra per farlo, una piazza, per me è una cosa folle, ma comunque, no, c'era un bel pubblico che ha gradito, apprezzato, si sono divertiti e commossi, perché lo spettacolo Romanina è uno spettacolo dove ti diverti, ridi, perché è la cifra con la quale lei ha affrontato la sua vita, la sua storia, e però ti commuovi tantissimo, e quindi insomma è un. E come quando mi chiamano, mi dicono vieni a fare la Romanina, arrivo. Infatti l'anno scorso due anni fa ero a Milano, due anni fa. Quindi io prendo parte, anche se sono uno o due. Sono stata a Catania con, dopo lo spettacolo, il dibattito. Beh, è stato il momento più bello della serata, il dibattito. Lì
lì si è sentito cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Quindi no, un grande spettacolo, lo dico io, l'ho scritto io insieme a Luca Scarlini, lo interpreto io. La regia? La regia è di... Non importa, non è sicuramente un dato. Lo spritz? C'è un altro, Il regista dei Sacchi di Sabbia. Ragazzi, ora non mi viene, ci conosciamo da una vita, quindi insomma, vabbè. E, è uno spettacolo che io ho amato tanto e continuo ad amare. È uno spettacolo che ha incontrato delle belle, dei bei muri. Prima c'è stato, in una prima fase, un po' di scetticismo da parte del mondo transessuale, perché avevano paura, probabilmente anche giustamente, che io mettessi un po' in ridicolo alla berlina il personaggio di Romina. Non conoscendomi, non sapevano quale taglio avrei dato alla storia. Ora lo so, sembra incredibile, se qualcuno sa, conosce Romina Cecconi, alta 1,80 m, bionda, bella come, adesso è un donnone, ma bella come non lo so che cosa. Firenze si fermava quando lei passava per la strada. Ecco, io sono 1,57 m, cicciottella, mora e neanche tanto bellina. Quindi quando io ho deciso di fare questo spettacolo, tutti mi dicevano: bello, bello, brava, fallo. Io cercavo un produttore e non lo trovavo, perché nessuno credeva in quest'idea, perché trovavano inverosimile che una donna potesse raccontare la storia di una transessuale. Ma chi meglio di una donna? Io sostengo, se non una transessuale, se... Ma Romina fu talmente intelligente che dette il permesso di rappresentazione a me e non a Vladimir, che me lo rifaccia sempre, che mi dà brutta stronza. Buongiorno, perché lei aveva capito che forse era l'unico modo per, come dire, per non cadere in uno stereotipo. E credo avergli reso giustizia a questa sua decisione. E anche perché, ed è uno spettacolo che io mi emoziono sempre quando lo faccio, perché io attraverso la storia di Romina racconto la storia delle battaglie di chiunque per i diritti. E in quanto donna so quante battaglie le donne hanno fatto, continuano a fare e probabilmente dovranno ancora fare per i propri diritti, per l'uguaglianza, e quindi io mi sentivo, volevo raccontare una storia che parlasse di, senza raccontare me, e per me era una delle storie più belle. Quando io ho letto il libro Io la romanina, perché sono diventata donna, ho scoperto anche una realtà a me molto sconosciuta. E mi sono innamorata della forza di questa donna, di questo personaggio, di ribaltare tutto con grande dignità, ribaltare tutto con ironia e leggerezza. E quindi io, quando la prima volta che ne ho parlato, da 20 anni fa, quando ho cominciato a parlarne, mi guardavano, ci è voluto 9 anni per trovare il produttore. E una delle produttrici è stata Barbara Nativi, che se non ci fanno, certo. Sì. Ed è uno spettacolo che però ha incontrato tantissimo in Toscana. Ci sono stati teatri in Toscana che hanno acquistato lo spettacolo e 2 giorni dopo mi hanno chiamato per chiedermi di andare con un altro, perché c'era stata un'interpellanza comunale in Toscana. Tragico equivoco. Esatto. E quindi insomma è stato, a un certo punto ho detto va bene, ok, basta, io ho girato dal nord al sud con questo spettacolo, ogni volta, ultimamente stava diventando sempre più difficile portarlo in giro, e quindi ho detto va bene, smettiamo un attimo, lo mettiamo da parte, ma è sempre pronto il costume lì, la pelliccia bianca, la mia palliccia bianca lunga fino ai piedi, che è finta, che Romina mi dice sempre: mamma mia, quel topo morto. E il vestito tanto è,
elasticizzato, quindi nonostante la menopausa e chi li ho preso, ma ci sto, insomma, voglio dire, l'ho fatto apposta, quindi. Bene, ho raccontato? Sì, sì, volevo fare un'altra domanda, ma volevi fare anche la DJ? Volevo fare la DJ, è colpa tua. Eh sì, perché allora, qualche anno fa, quattro anni fa, lui, il signore che è al mio fianco, organizzava, lo conosci? No, dovete presentarvi, lui è Bruno, che ti presentate? Ah, ok, perfetto. E, quattro anni fa Bruno organizzava, che cos'era esattamente? Era l'estate fiorentina. Sì, nell'estate fiorentina, una cosa legata ai ricordi. Attraverso i vinili. Attraverso i vinili. Cioè, vieni a raccontare una storia. Io mi sono presentata con una valigia piena di tutti i miei dischi, i vinili, il 45-33 giri, ma in particolar modo una collezione dei dischi più troiai che possono esistere sulla faccia della terra, che fanno parte dell'archivio della famiglia Meacci, perché siccome io avevo una mamma maresciallo dei carabinieri, quando ancora le donne non entravano nell'esercito, ma lei già era così, e donna di grande intelligenza, di grande cultura, che però era, non so come dire, un po' rigidina, appena rigidina, quindi c'erano delle regole ferree. E in casa, a queste regole, mia mamma spaccava dischi. Je t'aime non plus. Che è quel disco molto erotico, censurato in Italia, e che in Francia permise un aumento delle nascite nell'anno della... No, è vero, in Italia venne un magistrato milanese, censurò il disco e quant'altro. Mia mamma sentiva questo disco in casa, mia sorella faceva le superiori, studiava francese, la mia mamma era convinta e mia sorella avesse comprato dischi in francese per migliorare la sua conoscenza della lingua, che potrebbe essere un po' un doppio senso. Quando mia mamma si accorse che invece era un disco erotico, lo spaccò. Ma spaccò anche, Voglio Anna di Battisti. Uno dice perché? Perché lui urlava, io Anna avevo 9 anni, con lui che urlava che mi voleva, e mamma andava lì fuori e spaccava. Mi regalò di contro Angelita di Anzio. Voi non avete mai sentito Angelita di Anzio? La conosciamo. Ecco, Angelita, ti saresti chiamata, sbarca a modo Anzio, una notte, la storia è questa, sbarco di ad Anzio, degli alleati, sbarcano ad Anzio, trovano una bambina orfana con una bambolina in mano, la chiamano, la ribattezzano Angelita e diventa la loro mascotte. 3 giorni dopo, bombardamento, muore. La mia mamma mi regalò il disco di Angelita, 45 giri. Il 45 giri, dove io ovviamente l'ascoltavo, piangevo, che poi da grande mi sono... Non l'hai spaccato tu? No, sì, no, io ce l'ho sull'iPad, l'iPhone, ce l'ho scaricato. Danni irreversibili. E sono danni irreversibili, infatti dico, io non mi sono mai drogata, ma bevo, ma comunque mai drogata, ma è grazie a me, non certo grazie a mio babbo e a mia mamma, perché loro hanno fatto di tutto perché io mi drogassi, che cioè, voglio dire, io non dico che la mia mamma mi odiasse, ma che vino sul culo mi stavo, ecco, ora va detto. Ma voi non bevete? E quindi niente, vado a fare questa cosa, con lui tiro fuori questi dischi, e da dover stare, come vedete, io non mi fermo se non mi buttate di sotto. Da un quarto d'ora e dovevamo fare, fece un'ora. E da lì nacque lo spettacolo, volevo fare la DJ dove metto i dischi. Ha fatto le spiagge, le fa? Sì, l'ho fatto lì e mi sono... Ma l'ho fatto lì e poi dopo
ho girato tantissimo con quello spettacolo, è divertente da morire. Mi ricordo un pezzo delle Zeppe che ti faceva impazzire. Vabbè ragazzi, ma quello prima dell'alcol ci sono, un po' di droga c'è stata, ora c'è proprio niente, quelle due o tre cannettine, cioè vivi a Sinalunga dove non c'è niente, c'è solo la nebbia. Non c'è un cinema, non c'è un teatro, non c'è una libreria, non c'è nulla. Che fai il sabato sera? Ti droghi. Cioè, non c'è alternativa. Non droghe pesanti, le canne, noi facevamo questa cosa meravigliosa. Prendevamo la Renault 4 di questo amico che io non ricordo il suo nome vero, perché io l'ho sempre chiamato Guido Io, perché lui diceva Guido Io e per me ero Guido Io, di giuro non ricordo il nome. Salivamo, eravamo, diciamo c'era il nucleo, eravamo tre sempre gli stessi, gli altri due cambiavano a seconda dei periodi delle... e noi prendevamo la macchina, questa R4, uscivamo dal paese, andavamo nelle campagne lungo la Fuenna, che è era un fiumiciattolo, entravamo in un vicolino, ci mettevamo lungo la Fuenna con i fari accesi, la nebbia, quindi faceva effetto fumo, rock, mettevamo le Zeppelin a tutto fuoco e partivamo con il roulage del canage e ognuno la sua. Cioè non è che ce la girava, no, finestrini chiusi, fumavamo, eravamo in delle audizioni, al momento che parte la batteria a 2000, saltavamo fuori dalla macchina e io facevo sempre il basso, e quello c'era da fare, poi tornavo a casa e... c'era innanzitutto la fame chimica, che passavo dal bar, mangiavo il mangiabile, poi andavo a casa con questi occhi rossi, delle condizioni che la mia mamma un giorno poi ha capito, era già un po' più grande, non mi facevo più le canne, mi ha detto, ma ti facevi le canne? No mamma, cioè ora scusa, certo che sì. Finito, si è chiacchierato tanto. Siamo, però rimani con noi perché c'ho tre spritz da finire. No, che tre spritz, uno è mio. Sì, allora rimane con noi. Dai, resta con noi. Resta qui. Ok? E è l'ultima serata e quindi dobbiamo anche dire chi ha vinto nelle varie categorie. Io vorrei prima di tutto chiamare la giuria del NYU, della New York University di Firenze. Siamo molto contenti. Sono americani. Sono americani di New York University, che non è proprio. Quindi non hanno capito un cazzo di quello che ho detto. Meno male. Gliel'hanno tradotto, Anna, è finita. La collaborazione finisce qua. Grazie, Anna, un'amica. E... prego, loro hanno giudicato i cortometraggi, io cedo un microfono, ah no ci sono qua, dai, chi arriva? Diamo il benvenuto alle nostre quattro giurate della New York University che sono Scott Soderfield, Sofia Sakal, Mia Peretz e Sofia Warren. I got it. Hanno visto tutti i 25 cortometraggi in concorso e hanno deliberato e vi leggeranno il loro verdetto. Comincia Scott con la versione inglese. Prego. Hi. So we chose Mrs. McCutcheon as our winning film. It provides a full sensory experience, allowing the audience to immerse itself in a world of vibrant colors and overall beautiful cinematography.
Everything from its use of music and sound to costume and expert set design adds to the experience of this particular film and shows the detail and ambition of its directors clearly. By using the perspective of children in the film, it allows for a raw and honest representation of the experience of finding your personal identity. And finally, Mrs. McCutcheon offers a unique message about the importance of the public normalization of queerness amongst youth, which is not typically portrayed within queer cinema. E ora Sofia ce lo legge in italiano, perché abbiamo fatto anche la versione italiana, abbiamo provato, è bravissima, quindi... Ciao. Mrs. McCutcheon offre allo spettatore un'esperienza sensoriale unica e gli permette di immergersi in un mondo di colori vibranti e di vivere un'avventura cinematografica coinvolgente. Tutto, dall'utilizzo della musica ai costumi e alla scenografia, contribuisce a renderlo un film speciale e mostra l'attenzione ai dettagli e l'ambizione del regista. L'utilizzo del punto di vista dei bambini offre inoltre una rappresentazione onesta e essenziale del percorso che porta alla formazione dell'identità di ciascuno di noi. Infine, Mrs. McCutcheon veicola un messaggio fondamentale sull'importanza della normalizzazione delle serie queer che non troviamo spesso nel cinema queer. Grazie. Un applauso. Grazie. La mia university, la mia insegnante Megan, che è là. Grazie. Ci ha aiutato. Grazie Megan. E speriamo di avervi il prossimo anno. Grazie. Ancora. E Andiamo avanti dicendo per il pubblico qual è il cortometraggio che ha vinto, e ha vinto Fugaz per il pubblico. Concorso del video qui è il concorso che ci accompagna dalla prima edizione, e prima di dire per il pubblico e per la giuria qual è il lungometraggio che ha vinto, volevo ricordare che per il pubblico che ha votato erano un paio dei premi, dei piccoli premi, erano un incentivo al voto, non un voto di scambio, un incentivo al voto. E se fossero in sala Marcello Brogi, Ilaria Sacchi e Sonia Monachini, possono ritirare i premi. Eventualmente poi li contattiamo e li facciamo avere. Cos'è il premio? Libri, perché siamo sempre molto pesanti. E saremo sempre in meno. Sono libri scelti da me. Quindi potete picchiarmi, no, sto scherzando, comunque sono libri e, come dire, noi facciamo un festival di cinema, ma insieme ci sono libri, approfondimenti, insomma c'è anche il divertimento di fare le cose, ma c'è anche l'interesse a tenere in piedi, insomma, l'attenzione sulla cultura in genere. Bene, grazie. Grazie. Adesso alla giuria dei lungometraggi. Allora, giuria dei lungometraggi, ma io prima dico, perché almeno insomma i giurati devono attendere un attimo prima di essere chiamati, io dico per il pubblico il lungometraggio che ha incontrato il loro favore, chiaramente sia per il video queer che per il lungometraggio sono voti che vengono ricalibrati sulle presenze, non sul numero effettivo, voglio dire aritmetico, no? Dei voti. Il lungometraggio è 1985. Applausi. Guardiamo se il pubblico e la giuria, in questo caso, giustamente stavo pensando, 1985 non era tra il concorso per i giurati non avevano tutti i film, ne avevano alcuni in meno, e questi vari ragioni. E adesso chiamiamo i giurati. Bruno. Allora, i giurati che hanno fatto parte di questo concorso sono Gabriella Metrano, critico letterario, Elisangelica Ceccarelli, critica. Venite sul palco con noi a bere uno spritz. Poi Pia Ranzato, che tra l'altro è fotografa che ha curato la mostra fotografica nel foyer, Enrico Salvadori del Zecche Rai, che ha presentato anche oggi il suo documentario su Alfredo Cohen, e Andrea Macaluso del Laboratorio. Un applauso per la giuria. Chi legge? Angelica Ceccarelli. Allora, buonasera.
buonasera a tutti. Dopo lunga e sofferta discussione abbiamo trovato così un punto d'incontro per cui il lungometraggio che vince secondo noi, appunto secondo il nostro giudizio, questa edizione del Queer Film Festival di Firenze è Queer Rama. Motivazione. Vince Queer Rama per l'alto valore didattico nel raccontare la storia queer attraverso un linguaggio contemporaneo, un racconto storico del movimento omosessuale capace di parlare anche alle nuove generazioni, con l'auspicio di un Queer Rama italiano. Grazie, grazie. Io ringrazio la giuria e ovviamente se volete aggiungere. No, volevo aggiungere che non è stato facile perché questo festival l'abbiamo premiato in toto. È un festival notevole, cioè abbiamo avuto difficoltà a scegliere perché c'erano molti film che ci sono piaciuti diversamente forse tra noi, ma quasi sempre eravamo d'accordo e devo ringraziare gli organizzatori per averci dato l'opportunità in questi 6 giorni di assistere a questa meraviglia di film e di spettacoli. Grazie. 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 Ci uniamo appunto a quello che ha detto Pia, veramente è stato difficile. Non ci sono menzioni come in genere la menzione speciale di ogni giuria è proprio quella di premiare il film che piace a tutti, ma ognuno di noi ha uno o due film nel cuore da questo festival, il che vuol dire che la selezione è stata perfetta. Complimenti alla direzione artistica. Grazie. Grazie mille. E adesso il film è il film di chiusura. Due microfoni perché è esagerato. Esagerato. Diciamo c'è esagerato. Quindi la premiazione è finita. Sì, i registi non ci sono. No. Però abbiamo il regista del prossimo film. Sì, quello lo sei so. Contenta? Molto contenta. Lo chiamiamo? Assolutamente. Gustavo Sanchez, il regista di Aiken New York, una telefonica italiana, prego. Gustavo Sanchez vive a Barcellona, però ha fatto questo bellissimo documentario sulla scena. Giovane, è giovane, aspetta. Anna Miacci, quinta, piacere. Allora, traduci tu. Lo traduce Susan che ormai sì, è Susan. Perché è una scusa per farla salire. Prego, sul palco. Susan, vieni su, vieni. Altrimenti allora, non ce la facciamo. Bravo. Io nel frattempo colgo l'occasione per ringraziare, perché poi dopo parte il film, il festival chiude. Ringrazio ovviamente tutto lo staff della compagnia, dai tecnici all'accoglienza, non dico tutti i nomi perché ne dimenticherei sicuramente qualcuno e poi non mi salutano più, ma grazie davvero, grazie ad Aika Pro per i sottotitoli, sono due professioniste ma sono anche delle amiche, tutti i volontari e tutte le volontarie che hanno reso possibile il festival, che durante tutto l'anno sopportano i nostri strali, ogni tanto ci perdiamo, ci arrabbiamo, ci rincontriamo. Silvia Minelli per l'organizzazione da qualche parte, eccola là. Sandra Nastri che fa le foto ma voglio dire si nasconde dietro la macchina fotografica. Barbara Caponi, presidente di IOS. Valentina Ferrari, ringrazio i giurati, grazie. Io ringrazierei anche cinemagay.it, eccoli qua, Roberto e Antonio. Ci ha seguito, ringrazierei il pubblico che ci ha seguito questi 6 giorni. Ringrazio anche tutti gli ospiti, Anna Meacci per aver condiviso con noi uno spritz tra amiche e amici. Grazie davvero. Un grande piacere ed allegria. Sempre con voi. Grazie. E l'ufficio stampa. Esatto, Isabella, cioè io mi dimentico perché la menopausa purtroppo il calza e quindi andiamo avanti con il cinema a Hate New York. Gustavo Sanchez. Allora,
ringraziamo anche l'ambasciata di Spagna in Italia che ci ha dato il patrocinio per questo film e ha fatto in modo che Gustavo sia qui con noi. Allora io darei la parola a Gustavo per raccontarci un po' il documentario che lui presenta stasera qui da noi. Buonasera a tutti. Ya está aquí en italiano. Voy a hablar en castellano, en español. Sí, si tú quieres. Sí. Bueno, quiero transmitiros mi alegría y mi felicidad por estar aquí, porque sois de las primeras personas en el mundo que vais a ver a IFE New York. Ya se ha visto en varios festivales en España, en San Sebastián, en Málaga, en Barcelona, en Madrid. Acabamos de proyectarla en Londres. Y digamos que Florencia es Florence Queer es el segundo festival fuera de España donde lo proyectamos, o sea que sois de las primeras personas en general. Il film IFE New York ha viaggiato in Spagna in vari festival, Madrid, Malaga, però è la seconda tappa europea che fa dopo l'esordio al Reading Dance di Londra. Es difícil resumir así rápidamente todo el trabajo que he estado haciendo durante los últimos 10 años, porque he estado 10 años construyendo el relato que vais a ver esta noche. Pero empezaría diciendo que todo empezó por un instinto de rastrear la escena underground en Nueva York después del 11 de septiembre, después del shock que supuso el 11 de septiembre. Allora, è difficile riassumere brevemente in poche parole il lavoro che ho fatto per 10 anni. Diciamo che quello che ha mosso questo lavoro è il desiderio, l'istinto di scoprire cosa è successo nella scena underground newyorkese a New York negli ultimi 10 anni, in particolare dopo il 2011. Io sono di un pueblo, di una ciudad pequeña di Andalucía, di Spagna, e sempre ho tenido. De Úbeda. ¿De dónde eres tú? De Málaga. De Málaga, malagueña. Muy, muy, muy bien, ahí presentamos, ahí fue el estreno mundial de IFE New York. Quiero decir eso, ¿no? Que al ser de una ciudad pequeña, pues siempre he tenido el instinto, la necesidad de descubrir más allá de los límites de mi entorno más inmediato, ¿no? Y Nueva York se me presentaba como un espacio en el que descubrir nuevas formas de ser, nuevas formas de sentir, nuevas formas de vivir. Mucha gente dice que, hay gente que piensa que IFE New York es un documental sobre la escena trans en Nueva York, es un mapa sobre esa escena, ¿no? Yo les quiero decir que no lo es, es imposible abarcar tanto, ¿no? Entonces, lo que sí que he conseguido, creo, es captar la intimidad de una serie de personas que me han transmitido un ímpetu de libertad que yo buscaba también. Per me, che sono nato in una piccola città della Spagna, fare un documentario di New York era stato anche un modo per uscire dai limiti della mia città piccola. Ho cercato di fare un documentario sulla scena trans di New York e di ripercorrere tramite questo documentario l'identità di queste persone e la loro ricerca della libertà. Diciamo che queste persone, oltre a raccontarmi di come vivono la loro identità, mi hanno trasmesso appunto questo desiderio di libertà e di ricerca che io ho sentito anche come qualcosa di personale, qualcosa che anch'io ho fatto per uscire dal mio piccolo paese. Por encima de todo, para mí IFE New York es una película sobre la libertad, sobre las libertades, sobre el derecho que tenemos también al inconformismo, a no sentirnos cómodos con dónde estamos, con lo que se nos impone fuera. Tramite questa storia ho anche voluto affermare il diritto che tutti gli hanno a affermare la loro libertà, il loro diritto di essere anticonformisti a vivere come vogliono. Y la importancia también de ejercer presión para conseguir mantener una serie de derechos civiles que cuesta mucho de mantener. E anche appunto il desiderio e la lotta per affermare alcuni diritti civili che adesso è sempre più difficile appunto mantenere, tenere vivi appunto. Eso es. Bueno, seguramente habréis leído y habréis visto o
escuchado cosas sobre New York. Ahora lo que quiero es que hagáis tabula rasa, que os olvidéis completamente de todo y que os dejéis llevar un poco por la realidad y por la vida, como lo he hecho yo durante 10 años, con la película que vais a ver a continuación. Espero que disfrutéis. Prima di portare lo strumento vorrei che faceste tavola rasa della vostra idea, di quello che pensate o comunque avete in mente che sia la vita a New York, e vorrei che seguiste con me la scoperta della vita che ho fatto di queste donne, di queste trans che ho seguito, in modo che insomma, la scoperta sia autentica, non influenzata dalla vostra idea di New York. Grazie Gustavo. Gustavo Sanchez, grazie mio. Grazie per il Trans School Festival. E grazie a Donne Acci che assiste. Ah sì, certo che assiste. Assiste. Ora un qualche minuto per sbaraccare.